Ciao a tutti amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Quest'oggi realizzeremo una fantastica click clack in questa bellissima variante rossa, molto chic, molto elegante, grazie anche alla chiusura utilizzata nella variante oro. Una borsetta di medie dimensioni che fa parte della nuova collezione primavera-estate 2021. Non voglio perdermi troppo in chiacchiere perché passo passo durante il tutorial vedremo come realizzare questa click clack. Vi rimanderei direttamente all'occorrente tutto quello che ho utilizzato e vi ricordo che tutti i materiali sono disponibili sullo shop online di Filati Tre Sfere. Per questo progetto ci occorrerà una busta di Swan Black nella variante rossa, ma io ne ho utilizzato all'incirca 350 grammi, uncinetto 3,5, uncinetto numero 4, un fondo ovale in pelle 24x8 cm nella variante rossa. Questa fantastica chiusura click clack con manico integrato nella variante oro, che presenta anche dei piccoli Swarovski, molto molto chic, è del tessuto per foderare la nostra click clack. Partiamo chiaramente dalla base. Questo primissimo giro sul fondo lo farò con l'uncinetto 3. Intanto mi faccio il cappietto e tengo il cordino sull'uncinetto. Possiamo partire anche da qui, dalla parte più lunga, e inizio col fare due maglie basse nei primi tre fori. 1, 2 e 3. Foro successivo, ultime due maglie basse. Dico ultime perché a partire dal foro successivo andremo a lavorare degli aumenti, ovvero tre punti nello stesso punto, e lo faremo a partire esattamente da questo foro. Per i prossimi sette fori lavoreremo tre maglie basse. Parto subito col primo. 1 2 e 3. Foro successivo, altro aumento. 2 3. Ultimo aumento. 1 2 e 3. Quindi, primissimo foro che si trova sulla parte più lunga, 2 maglie basse, 2 maglie basse. Quindi procediamo così per tutto questo lato con le due maglie basse. Quando arriviamo sulla parte curva, come vi dicevo, lavoriamo 3 maglie basse l'aumento. Quando saremo di nuovo a questo punto, inizieremo con le due maglie basse finché non andiamo a chiudere il giro. Quindi ci vediamo direttamente a questo punto per vedere come continuare. Entro direttamente nella metà asola della prima maglia bassa, prendo anche questa costina che ho all'interno. Quindi andremo a lavorare su tutte queste costine interne. Ci ritroveremo comunque con due maglie, con due asole. Prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Andiamo a fare un primissimo giro in costa retro, così ci prepariamo la base su cui andare a lavorare l'intero corpo click clack. Fatta la prima, vado a segnarla col marcapunti. Vado nella maglia successiva, prendo la metà asola e la metà catenella che ho proprio sul retro della lavorazione. Prendo il filo e faccio un'altra maglia bassa. Terza maglia, asola e asola interna, per un totale di 2, prendo il filo e procedo. Infatti continuo la lavorazione col numero 3 per essere più precisa e per entrare facilmente all'interno di queste due asole, soprattutto in quella che c'è all'interno, che è un po' più strettina rispetto a quella che ci ritroviamo sulla parte frontale. Quindi procedo così per tutte le maglie che ho a disposizione.
Ok, a questo punto siamo pronte per lavorare il punto prescelto, un punto semplice ma d'effetto, sono delle maglie basse lavorate in maniera differente. Quindi tolgo un attimino il marcapunti, lo rimetto dopo e cambio anche il numero di uncinetto. Passo al 4, non uso il 3,5 come faccio di solito per lo swan, perché mi garantisce durante la lavorazione una tensione inferiore rispetto a quella che potrebbe darmi il 3,5. Salto un punto, ma lo recuperiamo dopo, quindi non è assolutamente una diminuzione. Entro, lavoro la prima maglia bassa e il punto che ho saltato lo vado a lavorare adesso, quindi entro in questo modo nel punto che ho saltato, prendo il filo, tiro fuori il tutto e vado a chiudere le due asole. Andiamo a realizzare così una sorta di maglia bassa allungata. Come vi dicevo, è un punto semplicissimo ma d'effetto. Quindi continuiamo la nostra lavorazione, non scordiamoci di mettere il marcapunti nel primissimo punto. Quindi salto un punto e vado nel successivo, mi inserisco, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Vado indietro nel punto che ho saltato, mi inserisco, prendo il filo e me lo porto all'esterno. Due asole e chiudo, altra maglia bassa allungata. Quindi salto un punto, vado nel successivo, mi inserisco, prendo il filo, ho due asole e chiudo. Ritorno indietro nel punto saltato, prendo il filo e procedo. E voilà. Salto un punto, vado nel successivo, chiudo maglia bassa, vado nel punto che ho saltato, prendo il filo e chiudo maglia bassa. Anche sulla parte più curva della nostra lavorazione lavoreremo allo stesso punto senza fare alcun aumento. Quindi continuiamo così per tutta la lavorazione, per tutto il fondo. Ok, siamo al termine del giro, ho gli ultimi due punti, quindi giusti giusti, salto il punto e vado nel successivo, maglia bassa e poi ritorno indietro, maglia allungata. Ok, quindi abbiamo terminato così il primo giro col punto prescelto, a questo punto non ci rimane che continuare in maniera normale, ovvero togliamo il marcapunti, saltiamo sempre un punto e per come abbiamo fatto andiamo a lavorare il primissimo in quello successivo, ovvero nella maglia bassa allungata e la lavoriamo normale. Quindi qui mettiamo il marcapunti, ritorno indietro nel punto che ho saltato e vado a lavorare una maglia bassa allungata. Saltiamo un punto, andiamo in quella allungata e ci lavoriamo una maglia bassa, torniamo indietro e lavoriamo quella allungata. Saltiamo un punto, andiamo in quella allungata e ci lavoriamo una maglia bassa, torniamo indietro e lavoriamo quella allungata. Semplice, semplice, semplice davvero. Ecco qua. Quindi dobbiamo continuare così per questo giro che stiamo facendo insieme e per il numero di giri che vi lascerò certamente qui in alto insieme alla misura in centimetri nel caso vi sia utile. Per cui continuiamo così, raggiungiamo le misure indicate e poi vediamo insieme come continuare. Ok, ho terminato il mio corpo borsa, quindi ho continuato per altre 19 righe, raggiungendo così l'altezza desiderata al momento di 19 cm. Quindi adesso è il momento di fare delle prove con la click prima di procedere con la lavorazione. Innanzitutto piego in due la mia borsa, in questo modo, e vado a segnare la prima maglia di una estremità e la prima maglia dell'altra estremità, quindi proprio quella che c'è all'angolo. Ecco qui, a partire dalla maglia dopo il marcapunti contiamo 8 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alla nona mettiamo il marcapunti. Stessa cosa facciamo da quest'altra parte, quindi subito dopo il marcapunti contiamo 8 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Alla nona mettiamo il marcapunti. Stesso procedimento vale per l'altro lato. Subito dopo il marcapunti, 8 maglie, segniamo la nona, lo stesso da quest'altra parte. Quindi adesso noi continueremo sempre in tondo, quindi questo è il marcapunti che mi segna la prima maglia di ogni giro. Continueremo a maglia bassa e in queste maglie, col marcapunti diverso da questo e da quest'altro, andiamo a fare l'aumento e allarghiamo un po' la parte superiore, di modo che quando noi andiamo a montare definitivamente la click con le viti, avremo quel giusto margine in più che permetterà alla borsa di chiudersi perfettamente. Quindi tolgo un attimo il marcapunti e inizio maglia bassa. Quindi una maglia bassa e segno. Ci rimangono 7 prima del marcapunti, quindi continuiamo tranquillamente. 2, 3, 4, 5, ottava ed ultima maglia bassa. Perfetto, togliamo il marcapunti, non ci occorre più. E proprio qui andiamo a lavorare 2 punti, 1 e 2. Procedo con le mie maglie basse, una su ciascun punto. Quando arriviamo al secondo marcapunti, che non è questo, lo possiamo togliere, ma è questo, andiamo a fare di nuovo l'aumento. Ok, penultima maglia. Ultimissima maglia prima del marcapunti, secondo marker lo togliamo e facciamo l'aumento di 2 maglie basse, 1 e 2. Possiamo procedere lavorando una maglia bassa in ciascun punto. Quando arriviamo al terzo marker, aumento. Marca punti, lo togliamo e ripetiamo l'aumento. 2 punti bassi nello stesso punto, perfetto. E continuiamo a maglia bassa fino all'ultimo marca punti. Ultimo punto, ultimo marca punti, lo togliamo e facciamo l'aumento. 1 e 2. Abbiamo finito così il giro di aumenti. Non ci rimane, come poco fa, che lavorare una maglia bassa in ciascun punto fino a terminare il giro, perché questo marcapunti ci segna l'inizio. Ultimo punto di fine giro. Ok, togliamo il marcapunti e iniziamo un normalissimo giro di sole maglie basse per assestare un po' il giro di aumenti che abbiamo fatto. Quindi lavoriamo un punto in ciascun punto normalmente, anche sugli aumenti, un punto in ciascun punto. Ultima maglia bassa. Abbiamo terminato anche questo giro di maglie basse senza aumenti. Adesso continuiamo lavorando una maglia bassissima in costa retro, quindi prendiamo solo la solina retro. Facciamo una maglia bassissima. Intanto segniamo sempre la prima maglia, procediamo a maglia bassissima senza stringere troppo la lavorazione, fare questo passaggio in maniera davvero morbida, altrimenti gli aumenti fatti poco fa non avrebbero alcuna valenza. Terminato questo giro maglia bassissima, faremo un ulteriore giro maglia bassissima sempre in costa retro. Ok, ho terminato i 2 giri a maglia bassissima. L'ultimissimo, il secondo, l'ho lavorato con l'uncinetto più piccolo di mezzo punto, l'uncinetto 3. Quindi questo mi ha permesso di assottigliare ancora di più la mia lavorazione e di stringere leggermente il bordo superiore. Tutto questo per far coincidere appunto la parte superiore della borsa con la fessura della mia click. Infatti, come notate, io già ho inserito per prova il tutto, quindi chiusura e corpo borsa. E come notate con i vostri occhi tutto coincide perfettamente. Ho anche quel margine in più che mi permette di inserire la lavorazione sulle parti più curve, che sono 6. Nello stesso tempo ho anche preparato una fodera
per fare la fodera ho semplicemente preso la circonferenza della mia base da 24 cm, 59-60 cm, quindi ho tagliato 60 cm di stoffa per 21 cm, in realtà 23, un centimetro in più per lato, è lo stesso per la lunghezza, quindi anziché 60 cm, 62 cm. Poi ho effettuato una cucitura sul lato, una cucitura sulla base, come notate, e poi ho appunto realizzato anche la piega e infine un taschino all'interno. Quindi fatto questo inserisco la mia fodera anche all'interno, tutto coincide perfettamente. Intanto mi vado a chiudere il giro, quindi taglio il cordino, non mi serve più, e faccio altre due maglie bassissime per pareggiare il bordo. 1 e 2. Tiro fuori il cordino, poi con un ago mi aiuto e vado a nascondere all'interno il tutto. La fodera la cucirò dopo, quindi la tolgo. Prima di andare a fissare definitivamente la click clack, dobbiamo assicurarci che sia ben centrata, quindi che i due lati della click corrispondano alle due estremità della nostra base ovale. E come notate io penso di averla centrata bene. Dopodiché ci servirà della colla, poca poca, proprio per metterla sul bordino, per fissare al meglio la nostra chiusura. Subito dopo fisseremo il tutto con delle viti che sono già in dotazione con la nostra click. Ci servirà anche un giravite per andare appunto a fissare per bene le viti e anche per andare a spingere il nostro bordo superiore della borsa all'interno della fessura. Per esempio io uso questo giravite piatto molto piccolo di precisione che mi facilita di gran lunga l'esecuzione di questo procedimento. Quindi per esempio vi faccio vedere qualche passaggio così come prova, poi procederò da sola per evitare che il mio piano da lavoro si sporchi. Quindi passo un po' di colla, poco poca mi raccomando, perché quando andiamo a spingere il bordo all'interno potrebbe fuoriuscire e quindi sporcare anche la nostra lavorazione all'uncinetto. Quindi come notate io piano piano con pazienza metto un po' di colla in questo modo, proprio inizio dall'angolo, così mi porto la lavorazione all'interno, tutto l'eccesso che mi ritrovo, e spingo verso l'interno in questo modo. Capiremo che la lavorazione si ritrova all'interno della fessura perché attraverso il foro si vede la lavorazione. Ecco qui, nel mio caso è entrata all'interno. E continuo, procedo fin dove arriva la colla. Quando faccio questo pezzettino metto un altro po' di colla qui e procedo in questo modo. È un passaggio semplice, non è complicato, bisogna avere un po' di pazienza chiaramente, come in tutto d'altronde. Se dovesse sporcarsi un po' la click, una volta che si asciuga passiamo la mano in questo modo e vedrete che si toglie facilmente, così senza andare a danneggiare la click, ed è di nuovo pulita. Dobbiamo procedere così chiaramente per tutta la click. Di volta in volta applichiamo un po' di colla, inseriamo, un po' di colla, inseriamo e così via. Fatta questa operazione andiamo a fissare tutto per bene con le viti. Quindi io a fotocamera spenta vado a finirmi tutto questo lavoro, lo farete anche voi, ci vediamo durante l'applicazione delle viti. Ho incastrato tutto il bordo fatto all'uncinetto all'interno della fessura click clack, quindi questo qui è il risultato. Il passaggio successivo è abbastanza semplice, basta avvitare le viti in dotazione nei fori già predisposti con un giravite a croce di questo qui. Il mio per esempio è il 2.4. Capisco che potrebbe risultare difficile avvitare la vite perché abbiamo la lavorazione all'uncinetto. Io per esempio cosa ho fatto? Ho surriscaldato il mio giravite, ho fatto pressione appunto sulla lavorazione, diciamo che tra virgolette ho sciolto un po' la lavorazione all'uncinetto, creando così un foro, e quindi dopo aver fatto questo procedimento facilmente ho avvitato la mia vite, quindi vi suggerisco di fare in questo modo. Comunque fatto questo, quindi avvitate tutte le viti, io le avviterò dopo fuori camera chiaramente, possiamo passare alla cucitura della mia fodera. Come notate è già pronta, ho anche applicato la mia targhetta, metto sul rovescio la mia lavorazione, mi aiuto con degli spilli chiaramente, questo procedimento lo dovremo fare a mano, vado a fissare con gli spilli la parte superiore in questo modo.
Ok, e questo è il risultato una volta cucita la fodera. Come vi dicevo prima, adesso andremo a nascondere la cucitura con una passamaneria fatta all'uncinetto. Farò semplicemente delle catenelle con l'uncinetto 3,5. Faccio delle catenelle semplicissime. Come notate, sto lavorando in maniera strettissima in modo da ottenere una catenella rigida e compatta. Ho fatto una catenella lunga 60 cm. Adesso con della colla ci aiuteremo a fissarla per bene sul bordo, ci aiuteremo anche con delle mollettine. Poco alla volta mettiamo un po' di colla, non tanta, sulle cuciture. Poca poca, mi raccomando. E inizio proprio da qui. Spingo per bene e proseguo. Quindi proseguiamo in questo modo per tutto il perimetro della nostra click, per tutta la dimensione reale. Come notate, 60 cm coincidono. Io ho fatto anche qualche catenella in più, perché è meglio sempre disfare che non avere abbastanza filo. E quello lì era il progetto una volta finito, una volta terminato. Io come sempre spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice all'insù. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento rimango disponibile sia qui sul canale che sui miei social, Facebook ed Instagram. Seguitemi anche lì per non perdervi tutti i vari retroscena. A questo punto io vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!